Allora, buonasera a tutti, anche coloro che si connettono adesso via live. Sono molto contento oggi di curare questa presentazione del libro di un nostro ospite, Vittorio Rangeloni, che questa volta avremo l'opportunità di intervistare dal vivo, almeno per quanto riguarda la mia pagina. E ringrazio quindi la sede di Domus Orobica per darci l'opportunità, ecco, di presentare questo evento qui dal vivo. Spero che ce ne saranno altri in futuro, dal momento che se la pandemia scemerà, avremo più opportunità. Allora, oggi parliamo di un argomento che personalmente a me sta molto al cuore. Non lo dico a caso perché in Ucraina e nelle zone di cui stasera parleranno Vittorio e il curatore amico Marcello Pera, oggi qui presente assieme a Vittorio, sono delle zone nelle quali io, per ragioni lavorative, prima che accadesse quello che è accaduto, quindi prima del 2014, mi sono ritrovato a visitare. E quindi ho legato una mia forma di affetto con quella terra, che comunque per me, dal punto di vista dell'italiano, era una terra quasi sconosciuta, semi sconosciuta. Questa è la percezione della maggior parte, penso, degli italiani. Quello che è successo è che poi è avvenuto quello che è avvenuto, Piazza Maidan, c'è stata una spaccatura dell'Ucraina, se ne parlerà magari all'atere durante questa conversazione, e io, avendo legato con qualche persona del luogo, in quel caso nella fattispecie di Lugansk, mi ritrovo a avere un messaggio da parte di questa persona dove mi si dice: Gabriele, ti ricordi il posto dove abbiamo mangiato e bevuto quel caffè l'altra quella volta, quel martedì lì a Lugansk? Sì, e mi manda una foto con tutta quella zona completamente distrutta. Io lì mi sono sentito per la prima volta catapultato all'interno di una realtà nella quale i giornali mainstream sì, ci facevano avere un sentore, ma non probabilmente quello che in realtà stava accadendo. Detto questo, è chiaro a tutti che quello che poi è successo è stato che in Crimea, quella zona che era, come una gran parte dell'Ucraina, russofona, con una pronuncia, quindi una calligrafia, una ortografia e tutta quanto una grammatica che si rifaceva alla zona russa, si vuole in un certo senso staccare da un'altra parte dell'Europa, cioè l'Ucraina in quel momento ha una idea diversa di Europa, è spinta più verso Occidente, ma la parte quella di Donetsk, di Lugansk e di Kharkiv si sentono invece molto più legate alla zona della Russia. Quindi accade una frattura che è nata nel 2014, ma che continua fino ad oggi. Oggi non se ne parla tanto, e quindi l'idea di coloro che sentono i telegiornali e che vedono che non se ne parla è quella di: non sta succedendo niente, stanno tutti bene, ci dirà Vittorio se è così. E poi c'è anche un altro fatto: la guerra non è solo bidimensionale, se per bidimensionale intendiamo insomma la superficie e l'aria. Notizia di qualche settimana fa: sono stati utilizzati pure dei droni, ho visto sul tuo canale, è stato ucciso un bambino di Sì, 4 anni, quindi c'è. non si tratta solo di settimane fa, ma è una questione quotidiana. È una questione quotidiana. Quindi, al di là di questo, c'è anche un'altra guerra, una guerra tridimensionale che si combatte anche sottoterra, perché c'è lo stream, le pipeline che portano il gas dalla Russia verso l'Europa, che impone a volte di tacere, forse, da parte della nostra stampa su determinati argomenti. Ora, non mi dilungo tanto, però sicuramente l'argomento è molto vasto, c'è anche un concetto di homus che è in gioco,
Diciamo che Vittorio ha fatto vedere sul suo canale anche un'intervista all'allora presidente della Repubblica Autonoma, Zakarachenko, che è stato poi ucciso nel 2018 in un bar con un'autobomba, una bomba esplosa improvvisamente, il quale proprio parla di questa differenza di umanità che si sta creando. Quindi quella che per noi può sembrare una periferia lontanissima dell'Europa, quasi neanche Europa, invece ci riporta in maniera emotivamente molto forte al centro di tante questioni delle quali noi parliamo oggi in Europa, e che forse dovrebbero essere poste al centro anche dei nostri giornali e telegiornali. Detto questo, ecco, io lascio la parola a Vittorio, che ha scritto questo libro che si intitola Donbass Cronache. Le mie cronache di guerra, edito tramite Daniele Dell'Orco da Idrovolante Edizioni, e prego, lascio parlare, magari vi dividete prima parte 2 e poi come farei magari un'introduzione giusto per mettere le cornici, lo sfondo di questa guerra. Innanzitutto ci tengo solo a ringraziare Niccolò e tutti i ragazzi della Duom che in questi anni ci hanno sempre sostenuto, ci hanno sempre ospitato, e anche oggi siamo qui e sono davvero contenti di tornare a rincontrarci, quindi davvero grazie mille. Allora, quello che cercherò di fare io è tracciare appunto una cornice e uno sfondo a questo conflitto, perché purtroppo una cattiva abitudine della nostra informazione, o forse sarebbe meglio chiamarla disinformazione, raccontare le guerre in generale, ma poi in maniera particolare quella ucraina e quella del Donbass, come se nascessero da sole, quando in realtà ci sono delle premesse storiche e delle situazioni internazionali che hanno portato scientemente allo scoppio di questo conflitto. Quindi, prima di entrare nel focus della guerra, che poi vi racconterà con precisione Vittorio, vorrei tracciare appunto questa cornice, questo perimetro, questo sfondo. Uno strumento interpretativo per capire perché oggi, nel 2021, c'è ancora, dopo 7 anni, una guerra in Donbass, è pensare che la guerra fredda non è finita. Noi siamo abituati a pensare che la guerra fredda era quella contrapposizione tra il mondo occidentale a guida statunitense, di cui noi, volenti o nolenti, ne facciamo parte, contrapposto all'Unione Sovietica e al blocco orientale. Quindi vuol dire, ci raccontava uno scontro ideologico di mercato capitalista contro collettivismo socialista, comunismo contro liberal democrazia. Il problema è che poi nel 1991 è crollato il muro di Berlino, è crollato il patto di Varsavia e l'Unione Sovietica. La Russia non era più comunista, eppure ad oggi continua a essere rappresentata come la minaccia. E quindi in realtà la contrapposizione che ha diviso l'Europa in due e continua tutt'oggi a dividerla, la cortina di ferro si è semplicemente spostata di 1000 chilometri, ma l'Europa continua ad essere una terra contesa e divisa, e il fatto che era purtroppo una contrapposizione prettamente geopolitica, e quindi una questione geografica improntata su aspetti politici e non ideologici. Perché appunto la Russia non è più comunista e continua però a rappresentare quella minaccia per il fantomatico mondo libero occidentale. Una delle parole chiave della guerra fredda era il contenimento dell'Unione Sovietica e quindi l'isolamento della Russia. Però dobbiamo capire cosa significa contenere la Russia e isolarla. Significa dividerla dal resto dell'Europa. Perché come dicevo, purtroppo noi facciamo parte, almeno purtroppo per quanto mi riguarda, del blocco occidentale a guida statunitense, e l'imperativo strategico statunitense è impedire che tra Russia, Europa e quindi sul continente europeo, euroasiatico, chiamiamolo come vogliamo, si crei un mercato comune, si crei una sintesi politica che ponga al di fuori di questo continente ingerenze esterne. E questo è l'incubo strategico statunitense che non possono assolutamente permettere. Questo spiega appunto il fatto che nonostante la guerra fredda sia finita, nonostante non esista più l'Unione Sovietica e il patto di Varsavia, la NATO tra gli anni 90 e gli anni 2000 si è fatta sempre più aggressiva, tanto da inglobare dei paesi che prima appartenevano al patto di Varsavia, che addirittura appartenevano alla stessa Unione Sovietica come le Repubbliche Baltiche, questo per minacciare la Russia sempre più da vicino. E ad oggi si è venuto a creare un cosiddetto cordone sanitario dai paesi baltici attraverso la Polonia, la Romania e ad oggi purtroppo anche l'Ucraina. Questo cordone sanitario che serve prettamente a dividere la Russia dal resto dell'Europa, le materie prime russe dall'industria tedesca, dall'agricoltura italiana, perché purtroppo anche a causa di questa guerra noi ogni anno rinnoviamo le nostre sanzioni danni alla Russia, che però
danneggiano soltanto noi, dati alla mano, purtroppo abbiamo visto che queste sanzioni non servono a danneggiare la Russia, perché invece sono servite alla Russia per riuscire a sviluppare comparti agricoli e del settore più che industriale, magari terziario, quindi dei servizi che prima non avevano e grazie alle sanzioni le stanno sviluppando, e noi siamo completamente tagliati fuori da questo mercato, perché appunto gli Stati Uniti devono impedire che si venga a creare anche soltanto un'intesa commerciale tra due mercati che sono completamente complementari. Appunto dicevo, le materie prime della Russia, le industrie e l'agricoltura dell'Europa occidentale, per non parlare da un punto di vista politico. Se riuscissimo, penso che chiunque faccia politica debba definirsi sovranista, perché la sovranità è l'elemento della politica. Chi parla contro la sovranità in realtà parla contro la politica, e questo purtroppo è un grandissimo problema del lessico politico al giorno d'oggi. Chiunque fa politica deve parlare all'interno di un perimetro politico che è la sovranità. E noi purtroppo al giorno d'oggi non possiamo neanche più concepire la sovranità con i nostri stati-nazioni, perché purtroppo ci dobbiamo confrontare con delle multinazionali che hanno un PIL pari a un piccolo stato europeo, ci dobbiamo confrontare con stati di dimensioni continentali che hanno degli armamenti che noi non riusciremo mai a sviluppare con le nostre risorse economiche, con le nostre risorse tecnologiche. E quindi purtroppo, volenti o nolenti, la nostra sovranità va pensata soltanto ed esclusivamente una prospettiva europea. È impensabile che l'Italia da sola possa tornare uscita dall'Unione Europea, possa tornare ad essere uno stato sovrano, perché purtroppo come pensiamo poi di competere con Microsoft, con Amazon, sì, potremmo magari, però ci tagliamo completamente fuori dal mondo, e di sicuro non penso che sia questa la prospettiva sovrana che voglia chiunque sia farci diventare un paese del secondo o del terzo mondo. Quello che dobbiamo riuscire a fare è creare una sinergia tra popoli europei. Ed è quello che cercano da sempre di impedire le potenze anglosassoni. Tra il 1600 e il 1800 la marina inglese ha conquistato il mondo mentre ci teneva impegnati in guerre fratricide sul nostro continente. È il cosiddetto equilibrio di potenza, il divide de timpere dei latini. Le potenze anglosassoni purtroppo hanno sempre giocato e fatto leva sui piccoli nazionalismi europei per costringerci a farci la guerra tra di noi, e ad oggi appunto a fare questa guerra fratricida in Ucraina tra popoli che innanzitutto è lo stesso popolo, ma soltanto 10 anni fa appunto era completamente impensabile che si riuscisse a usare l'Ucraina in chiave antirussa. Poi magari questo approfondimento lo tocchiamo in un secondo momento, ma appunto noi dobbiamo riuscire a superare questa miopia. Io non sono un grandissimo esperto di etimologia delle parole, ma l'etimologia di Europa si dice che ha una doppia origine. Una è un'origine semitica, che vorrebbe dire quella cosa che è destinata a tramontare, appunto uccidere l'Occidente d'Europa, che è destinata a una fine, che si volge al tramonto. Un'altra origine invece è di origine greca, e significa l'esatto opposto per quanto lo interpreto io, ossia da un lungo sguardo, di guardare al di là, che è l'esatto opposto, se vogliamo, di tramontare. E anche il fatto dell'origine di questi due termini, uno semitico e uno greco, secondo me è molto significativo, ma questa è una piccolissima parentesi. Infatti quello che dobbiamo riuscire a fare noi è avere uno sguardo lungo e capire che appunto questa guerra in Ucraina, per quanto ci possa sembrare lontano, in realtà ci tocca da vicino, perché ci siamo passati noi, si sta combattendo lì uno scontro tra due potenze in cui noi ormai siamo parte integrante di un sistema di potere, un sistema economico, un sistema politico, e purtroppo anche un sistema valoriale che non ci appartiene, ma siamo stati inglobati dal 43 al 45 in questo sistema di potere, e si sta combattendo questa stessa precisa guerra oggi in Ucraina. E quello che dobbiamo riuscire a fare noi, che purtroppo molte persone a noi vicine hanno sbagliato interpretazione nel 2014, essere stati miopi e a fare assist a questi piccoli nazionalismi che in realtà ci vogliono dividere tra popoli europei. Il popolo ucraino e il popolo russo appartengono alla grande famiglia dei popoli europei, cosa che personalmente non mi sento di dire degli anglosassoni o quantomeno degli americani, che appunto sono in Europa semplicemente per dividerci dagli altri popoli europei, dividerci tra italiani, tedeschi e francesi. Ovviamente noi ci mettiamo del nostro, come sempre, ma oggi anche dividerci dalla Russia, che sarebbe l'assist migliore per riuscire a quantomeno riprovare a riconquistare la nostra sovranità, per non parlare appunto di un aspetto valoriale, identitario, perché se potevamo spiegare la guerra fredda dal 45 al 91 in termini ideologici, al giorno d'oggi si deve per forza parlare di scontro di civiltà, perché da una parte abbiamo dei valori occidentali
appunto non europei, occidentali, che quantomeno a noi che siamo qua non ci appartengono, perché sono quelli progressisti della liberal democrazia capitalista, individualista, e chi più ne ha più ne metta, contrapposti a dei valori che appunto sono propri della tradizione dei popoli europei, che stanno risorgendo adesso in Russia, per quanto magari sono rimasti congelati durante l'Unione Sovietica, stanno riemergendo fortemente, perché paradossalmente l'ortodossia sta rinascendo, il senso patriottico sta rinascendo, il sentimento di comunità, di appartenenza a un popolo, a una famiglia, sono i valori che sono propriamente nostri e stanno risorgendo lì. E quindi quello che si sta cercando di fare in Ucraina, e appunto poi Vittorio racconterà proprio nel focus, è portare questa guerra e spostare questa cortina di ferro che divide l'Europa, che prima correva da Stettino a Trieste e ora corre dal Baltico al Mar d'Azov, da Narva a Mariupol, per inglobare sempre più popoli europei all'interno di questi fantomatici valori occidentali, ma in realtà si tratta di un sistema di potere prettamente improntato sull'esercito statunitense, sull'economia capitalista, che appunto va a distruggere i nostri valori di comunità, identità, famiglia, tradizione e spiritualità. E il Donbass ad oggi è l'epicentro caldo, perché appunto si combatte costantemente, ancora oggi, per quanto non se ne parli, un conflitto, ed è l'epicentro caldo di questa guerra costante, e lì le persone stanno combattendo coscientemente contro questo sistema di potere, lo sanno perfettamente, stanno combattendo la guerra che purtroppo noi abbiamo perso tra il 43 e il 45 e tutt'oggi rinunciamo di combattere quotidianamente. E quindi questo è quello che volevo cercare di fare, tracciare la cornice e lo sfondo di questo conflitto. Grazie Marcello. Nell'introdurvi appunto Vittorio, solo per rimanere nel tema, ricordo a tutti che la prima capitale della Russia storicamente fu Kiev, l'attuale capitale dell'Ucraina. E rimanendo sempre nel tema del Donbass, ecco, storicamente è accaduto che alcune persone europee, tra cui ragazzi italiani, dopo essersi documentati, hanno deciso di partire per quelle terre per sostenere l'esercito di queste repubbliche autoproclamatesi ad est dell'Ucraina, e per cercare di portare avanti degli ideali. Che tipo di ideali, se sono dei giovani europei trapiantati in Ucraina? Ideali patriottici, ideali di patria, probabilmente perché il concetto di patria è stato traslato, spostato ad est, e quindi queste persone si stanno battendo non probabilmente come tanti giornali o anche telegiornali e trasmissioni televisive tendono a tagliare verso un lato più estremistico, un lato più, estremisti di destra, non sanno contro chi combattere e se ne vanno contro il primo che capita. No, qua si tratta proprio di cercare un nuovo modello di Europa, di portare avanti un nuovo concetto di Europa proprio ai confini dell'Europa. E allora, con questa premessa, lascio parlare una persona che è partita per quelle terre e che ha deciso di fare il reporter, quindi di narrare, quindi invito chi fosse interessato a entrare nel suo canale YouTube, che ha diverse migliaia di iscritti, e invito appunto a parlare Vittorio Angeloni. Grazie, buonasera a tutti, con molti ci siamo già incontrati e anche io voglio ringraziare in special modo Nicolò e tutti i ragazzi che da sempre hanno dato una mano anche nella condivisione dell'informazione e nella promozione di eventi. Infatti non è la prima volta che siamo qui fisicamente a portare avanti questi temi. L'ultima volta ci siamo visti era una cosa un po', diciamo così, anche qua una panoramica, adesso oggi vengo a raccontare nello specifico il mio libro, quindi nello specifico anche quelle cose un po' più anche personali, non solo sempre comunque importante la geopolitica, ma appunto entrando più nel merito, magari dando un taglio anche un po' più forse emozionale a tutta questa vicenda. Nel mio libro infatti inizio raccontando il Maidan, la piazza centrale della capitale ucraina, Kiev, da cui non solo nacque originariamente la Rus di Kiev, quindi tutta la civiltà slava estesa poi fino alla Russia odierna, ma appunto anche questo colpo di Stato che ha cambiato per sempre le sorti di questo paese.
In questa piazza ho potuto vedere le contraddizioni, quello che non ci raccontava la stampa nostrana. Ho potuto vedere cosa veramente pensava la popolazione e non solo quello che interessava a qualcuno, mentre in Italia spesso e quasi esclusivamente si è lasciato pensare che la piazza fosse diciamo così controllata semplicemente da un gruppo di da un movimento di giovani che credesse nei valori dell'Unione Europea. In realtà al proprio interno c'era dentro di tutto, anche movimenti così in opposizione tra loro, tant'è che veniva data magari dal palco la speranza di un paese che sì, si trovava con diverse difficoltà anche nel sociale, economico, ma veniva data questa speranza di una lotta alla corruzione, al sistema oligarchico, proponevano poi determinati valori europei, facendo ovviamente il punto solo sulle luci e non sulle ombre. Dall'altra, tutta questa manifestazione era sostenuta da altri clan di oligarchi, da chi invece aveva interessi che andavano anche contro tutto ciò. Si parlava di sovranità, come diceva Marcello, in realtà poi, una volta arrivato a questo colpo di Stato, la sovranità è stata rubata al paese, è stata presa nelle mani degli Stati Uniti d'America. Adesso non voglio fare complottismo o magari parlare di passare per persona magari accecata dall'ideologia o faziosa, ma si tratta di dati, di tutte cose alla luce del sole, perché chi andava sul palco di questa grande manifestazione che ha portato il colpo di Stato a Kiev a parlare alla folla, parlando magari di libertà, di lotta verso cause giuste come ad esempio il miglioramento delle condizioni sociali, la lotta alla corruzione, in realtà prendeva tutti questi ordini prima di parlare, passava dall'ambasciata statunitense. Ci sono fotografie, ci sono testimonianze, è tutta alla luce del sole e non è stato appositamente anche questo riportato da molti media, eppure le cose, diciamo così, si parla di guerra, di alla fine di guerra, ma anche di rivoluzione molto, molto da un punto di vista di, diciamo così, di faziosità anche giornalistica. Noi infatti abbiamo sempre contestato questo pseudo sedicente giornalismo etico che vorrebbe far passare delle cose che poi stanno solo nella mente di chi scrive. Ho assistito a questo colpo di Stato quando si è manifestato in modo violento, quindi le manifestazioni sono durate circa 3 mesi, per poi arrivare con l'utilizzo delle armi, con l'utilizzo di bombe Molotov, al sovvertimento degli equilibri geopolitici all'interno del paese, quindi facendo passare l'Ucraina da un paese autonomo, comunque simpatizzante alla Russia, a un paese nelle mani dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Buona parte della popolazione ucraina non ha accettato questo colpo di Stato, anche perché non rappresentava la maggioranza della popolazione. L'Unione Europea e comunque quell'Occidente che è qua a parlare di questi falsi valori o comunque di false speranze, parla tanto di democrazia, non ha pensato di giungere magari al cambio del potere con strumenti democratici di cui fa grande propaganda. Perché sapeva esattamente che l'unico modo per cambiare le cose a proprio vantaggio era il colpo di Stato violento, armato. Il presidente di allora, che è stato destituito, aveva proposto le elezioni, eppure all'opposizione, quelli che prendevano ordini dall'ambasciata degli Stati Uniti, probabilmente erano convinti che neanche questo strumento democratico sarebbe a loro servito per cambiare qualcosa, non avrebbero quindi ottenuto la maggioranza dei voti e il governo. Gli Stati Uniti, lo dice la Nuland, funzionario appunto degli USA, aveva poi pubblicamente affermato che dal crollo dell'Unione Sovietica, quindi dalla nascita dell'Ucraina indipendente, gli Stati Uniti hanno finanziato, investito 5 miliardi di dollari per dare poi all'Ucraina il futuro che si merita. Quindi questo
un colpo di Stato, farlo sottrarlo alla sfera di influenza anche russa. Torno a parlare appunto di chi non ha accettato questo colpo di Stato, perché si tratta di veramente tante persone, soprattutto nell'est del paese e nella Crimea, quei paesi che sono storicamente sempre appartenuti alla Russia e quindi con città fondate dagli zar, parlo di Donetsk, che inizialmente si chiamava Yuzok, di Lugansk, di Kharkov, di Dnipropetrovsk, che sarebbe stato prima Yekaterinoslav. È tutta una regione che si trova a far parte dell'Ucraina intesa come la conosciamo oggi, quindi dentro questi confini geografici, un po' per una serie di fattori nati proprio nel periodo post-zarista con l'Unione Sovietica. Si è parlato tanto di anticomunismo in Ucraina in questi anni, ma è una cosa molto pretestuosa, anche perché proprio grazie all'Unione Sovietica poi si sono trovati ad avere, a controllare, a gestire diverse regioni che storicamente non avevano mai avuto a che fare con questa Ucraina. Infatti le cause, le istanze portate avanti dai manifestanti in piazza Maidan, quindi una volta saliti al potere, vanno a scontrarsi con quello che è poi la composizione anche etnica del paese, un paese con diverse eterogenee, con diverse anime, in cui magari i media ci fanno passare di minoranze o comunque di popolazioni isolate russofone, quando magari nell'ovest dell'Ucraina i russofoni sono veramente in minoranza, ma dall'altra parte sono la maggior parte, rappresentano la maggior parte della popolazione, se non la totalità, come appunto le regioni del Donbass. La stessa Kiev è sempre stata una città a prevalenza russofona, quindi entrano in gioco anche dei contrasti anche di vitale importanza, perché si tratta di milioni di persone che hanno genitori, gli hanno insegnato la lingua, a scuola hanno studiato la lingua russa, sono cresciuti con determinati riferimenti storici, linguistici, culturali, e qua arriva un governo che mette tutto al bando, proprio per non unire il paese ma spaccarlo. Sono servite tante piccole scuse, tanti piccoli pretesti. Questa rivoluzione qua di Kiev magari potrebbe a tanti ricordare le primavere arabe, dove sono state piantate delle bandiere per dare dei riferimenti alle persone nel Medio Oriente, come nella Siria, come ad esempio in Libia è stata fatta leva sulla religione, parlando di purezza dell'Islam, quindi ha creato questo fanatismo con la bandiera nera dell'ISIS. In Ucraina è stato fatto un percorso praticamente identico, ma non sfruttando la religione, ma con ad esempio il nazionalismo e dandogli dei riferimenti, dei concetti che vanno appunto a collidere anche con questo nazionalismo e con gli interessi della popolazione in modo molto artificioso. Queste regioni, appunto il Donbass, Lugansk, Donetsk e non solo, fino ad Odessa, manifestano e dicono: noi abbiamo votato e le elezioni del presidente Yanukovych, che è stato destituito, erano riconosciute da tutti gli organismi internazionali come l'OSCE, l'ONU, tutti gli stati. La popolazione dice: noi abbiamo eletto questo presidente che voi avete fatto scappare in modo democratico, dateci almeno gli strumenti per portare avanti il nostro punto di vista. Hanno chiesto maggiori autonomie, il federalismo, per poter concedere appunto delle tutele, dei diritti sacrosanti. Si tratta poi, Kiev non è stato tanto ad ascoltare queste diciamo così rivendicazioni, ma ha iniziato a reprimere con la violenza queste manifestazioni, che sono diventate veramente di massa. A Kharkov, che attualmente è una città, continua ad essere controllata da Kiev, scesero in piazza a manifestare a più di 50.000 persone con i tricolori russi, perché comunque storicamente una città russa, si rifanno alla Russia, gli sarebbe stato anche diciamo così accettabile continuare a coesistere all'interno dell'Ucraina, ma appunto con delle tutele. La stessa cosa viene a Odessa, dove diciamo così,
una parte russofona e patriota scende in piazza per rivendicare, chiedere le elezioni, chiedere autonomie, comunque rivendicare i propri valori, la difesa dei propri diritti, anche qui subiscono repressioni. Magari qualcuno si ricorderà quel famoso 2 maggio del 2014, dove i manifestanti, insomma, anti-Maidan contro il governo golpista di Kiev, si ritrovano a dover barricarsi in un palazzo. Questo palazzo è stato dato alle fiamme e morirono una cinquantina di persone. Sì, ufficialmente, perché poi qualcuno morì successivamente in ospedale, altri appunto circa 50, ma ci furono anche diversi dispersi. Per cui si crearono veramente delle situazioni inaccettabili, e Kiev usò questi strumenti, quindi la repressione, la stessa destra, doveva essere una lezione per coloro che misero in dubbio il nuovo percorso di Kiev orientato verso Bruxelles, verso Washington. Volle essere una cosa, diciamo così, come deterrente di lezione. Invece di suscitare magari paura, ha motivato ancora più persone a scendere in piazza e quindi a fare ancora più forti queste manifestazioni nel Donbass. Nel frattempo la Crimea aveva indetto un referendum e aveva autoproclamato l'indipendenza dall'Ucraina e era entrata a far parte della Russia. In Donbass si cerca di fare la stessa cosa, ma non essendoci l'apporto di Mosca, chiedono semplicemente l'indipendenza, quindi chiedono di fondare due repubbliche autonome, ma ripeto, gli scontri si fanno sempre più forti, tant'è che Kiev, al posto di arrivare e ragionare, vabbè, qua ci sono persone che veramente credono nella loro causa, parliamone, proviamo a fare, a trovare dei punti di incontro, comunque a concedere delle piccole libertà. Al posto di fare questo, Turcino, quindi il presidente che c'era ad interim, firma il decreto che fa iniziare l'operazione antiterrorismo. Quindi repressione armata di tutti coloro che avevano deciso di, diciamo così, di sostenere una causa diversa, quindi valori diversi da quelli fatti propri dal Maidan a Kiev. La gente prende le armi in mano, si arma con quello che riesce a trovare, chi col fucile da caccia del nonno, chi col proprio, chi con delle pistole. Poi si tratta di una regione dove storicamente le armi sono sempre girate. L'Ucraina forse era possiamo immaginarcela, post-sovietica, come un grandissimo deposito di armi e munizioni, in quanto era uno dei paesi più confinanti poi con l'Europa ai momenti, al periodo dell'Unione Sovietica, quindi c'era un grande dispiego di armi ereditato poi da Kiev, per cui l'accesso a questi fucili, dove praticamente tutti ne avevano uno, era piuttosto semplice. Anche organizzare una rivoluzione armata non era poi così difficile. Poi dobbiamo anche immaginarci che non tutti nell'Ucraina avevano visto di buon occhio quanto è successo nella capitale, quindi abbracciato questa causa. Ad esempio i militari professionisti, comunque non quelli giunti dopo motivati dalle loro questioni ideologiche, quindi filo Maidan, ma che erano in servizio in Ucraina, non se la sentirono di andare e poi rispondere agli ordini del nuovo esercito golpista, e quindi governo golpista, quindi andare magari a sparare sulla propria popolazione. Addirittura lasciarono le proprie armi, i propri mezzi, i propri carri alle milizie separatiste che si erano create, poi chiamate, per farci capire, milizie separatiste, che non erano altro che i manifestanti che chiedevano l'autonomia, e sono stati costretti poi a intraprendere un corso più violento, più radicale, per mantenere fede alla propria battaglia. Io arrivo in Donbass nel 2015, quindi più o meno un anno dopo l'inizio di questo conflitto, quando secondo l'ONU c'erano stati già più di 11-12 mila vittime. Quindi quando le cose si erano fatte veramente pesanti, si creano questi due blocchi, questa trincea, sicuramente
non solo fisica, quindi concreta, fatta di terra, ma anche ideologica, con Kiev, che ormai si è venduta, poi si può anche dire così, perché era un paese che nel momento in cui si è arrivato al colpo di Stato è fallito anche economicamente, e per mantenersi in vita ha dovuto cedere ai ricatti del Fondo Monetario Internazionale, che ha dato sì soldi all'Ucraina per stare in piedi, ma chiedendo ad esempio la svendita del comparto strategico nazionale, quindi partendo dalle terre alle banche, passando per le grandi industrie che magari qualcuno conosce, come si producevano grossi aerei, si produceva un po' di tutto, è stato veramente svenduto al miglior offerente, comunque nelle mani di quegli oligarchi che inizialmente il Maidan diceva di voler combattere. Dall'altra parte queste milizie che vanno contro Kiev sono composte prevalentemente da persone del posto, ma sono del tutto volontarie. Quindi se da una parte Kiev può far sì affidamento su, anche qua, su magari nazionalisti che pensano di andare a fare il bene del proprio paese, da magari finanziati dagli americani contro quelli che erano i propri cittadini, ma il grosso è l'esercito, spesso mal motivato. D'altra parte le milizie sono tutti volontari, quindi questo può far capire come sia stato possibile anche un certo equilibrio di forze tra formazioni forse improvvisate inizialmente, ma nettamente inferiori di numero, dall'altra parte un esercito regolare, anche addestrato in questi anni dalla NATO. Questa guerra, io sono arrivato nel 2015, ripeto, quando poche settimane dopo la firma degli accordi di pace che avrebbero dovuto prevedere una risoluzione del conflitto, quantomeno lo stop dei combattimenti. Oggi siamo nel 2021 e la situazione è quasi identica a livello militare, nel senso che da allora ad oggi ci saranno stati veramente i giorni di pace vera e propria, quindi tregua in cui non si è sparato nemmeno un colpo di fucile, si possono contare sulle dita di una mano. Anche stamattina è stata impiegata l'artiglieria, i colpi di mortaio, quindi possiamo immaginare questa situazione incredibile nel cuore poi geografico. Prima si è parlato forse di margini dell'Europa, ma se guardiamo alla cartina, geograficamente l'Ucraina è il cuore, è il centro. Per cui il fatto che effettivamente i nostri media non spendano un millilitro di inchiostro per scrivere sui 1000 giornali che ci sono anche solo qualcosina, un report di quanto succede, dovrebbe far capire probabilmente da che parte sta la ragione, perché questo conflitto viene ripescato quando c'è un interesse a farlo. Lo si è fatto, magari qualcuno si ricorda, pochi mesi fa, diciamo così, magari spaventando, facendo passare un possibile attacco della Russia all'Ucraina, nel momento in cui raccontavano una profonda crisi sanitaria c'era il rischio veramente che la Russia concedesse il vaccino Sputnik all'Italia e all'Unione Europea. Tornando a puntare il faro su questo conflitto, queste trattative sono saltate. Quindi situazioni del genere si torna a parlare quando magari c'è da ratificare e tornare a confermare le sanzioni, si deve tornare a contenere la Russia, quindi per ragioni geopolitiche, non tanto per voglia e la ricerca il bisogno di ricerca della verità o di giustizia, ma solo per interessi personali, tant'è che la Repubblica, il Corriere e quant'altro, i nostri principali media, non hanno mai negli ultimi anni mandato corrispondenti in Donbass, ma al massimo li mandano a Kiev raccontando da dove si può raccontare lo spauracchio russo per appunto far passare
la propria linea editoriale. In questi anni ho potuto veramente constatare anche la responsabilità poi delle nostre istituzioni, parlo di Bruxelles, ma anche di Roma. Di Maio recentemente è stato a Kiev e ha dato per dare la piena agibilità, il pieno supporto politico a Zelensky, il presidente dell'Ucraina. Tutto questo per dire che c'è un vero e proprio disegno politico, un desiderio di tenere vivo questo conflitto e di non farlo quindi risolvere. Non c'è questa intenzione da parte dell'Occidente di portare la pace, una pace per cui veramente combattono a Donetsk rischiando la propria vita. Persone poi assolutamente comuni. Infatti nel mio libro io racconto racconto poi le testimonianze delle persone che incontro. Si tratta di persone assolutamente semplici. Tanto spesso ci fanno pensare che ci sia questa aggressione russa, quindi militari russi che attacchino l'esercito ucraino e la sovranità nazionale ucraina, ma invece porto la voce di civili, di cittadini ucraini che hanno deciso di prendere in mano le armi, non perché hanno qualcosa contro l'altra parte della popolazione ucraina, ma appunto per amore della propria terra. Si tratta di persone assolutamente comuni che fanno cose per noi straordinarie. Abbandonare il proprio lavoro, l'attenzione da dedicare, l'attenzione alle proprie famiglie, magari anche prospettive per il futuro, per prendere in mano un fucile e rischiare magari anche di perdere la vita, deve essere significativo e fa capire quanto veramente questa gente tenga alla propria terra, alle proprie tradizioni, alle proprie famiglie, alle proprie comunità e alla propria libertà. Per cui porto la voce di questa gente che vuole la pace, ma non ad ogni costo, perché sa qual è il prezzo, la libertà di essere fedeli ai propri riferimenti culturali e tutto quello che ho appena elencato, perché veramente diventa anche una questione di civiltà, di scontri, di ideologie. Prima l'Ucraina era un tutt'uno, ancora prima andava pensata come Russia, Ucraina, Bielorussia, un mondo slavo, magari anche prima del crollo dell'Unione Sovietica, immaginare addirittura guerre tra questi popoli che erano un tutt'uno, qualcuno avrebbe potuto non solo storci il naso, ma considerare folle chi avrebbe potuto prospettare questa situazione, eppure è quello che accade oggi. Al posto che cercare degli equilibri, degli interessi continentali, si continua a fare purtroppo gli interessi a qualcuno che sta addirittura dall'altra parte dell'oceano. Il prezzo è pagato da persone assolutamente comuni e io credo che ci sia veramente da prendere lezione. Noi tanto, magari facendo politica, interessandoci di attualità o anche di politica estera, di geopolitica, parliamo tanto a livello teorico. Lì c'è anche chi va oltre questo e si mette in gioco. Quindi c'è la pratica, questa difesa che si manifesta nelle trincee e nella vita quotidiana. Non solo chi combatte, ma poi vive in quei contesti, potrebbe magari emigrare, potrebbe abbandonare, venire qua, vabbè in Italia di barconi no, perché dal mare d'Azov magari non ci si arriva, però ci sono tanti popoli che magari hanno questa mentalità, lì no, la gente magari sa che è difficile, si tratta di fare tanti tanti sacrifici, ma quella è la loro terra, altri posti dove andare magari non ce ne sono, ma magari non c'è neanche proprio l'intenzione di farlo, perché lì è casa loro, lì sono nati i loro avi e per quella terra sono disposti appunto anche a combattere, se necessario lo stanno facendo tutti i giorni.
si potrebbe parlare ancora di mille aspetti, però questa è la panoramica veramente un po' generica e preferisco magari lasciare parola a voi con le domande per creare una cosa un po' più, diciamo così, coinvolgente e magari anche appunto interessante con spunti che magari posso aver tralasciato o approfondire qualcosa di cui ho già parlato. Grazie per essere venuti qua, grazie per l'invito e la possibilità di raccontare questa situazione. Prima delle domande mi sono dimenticato prima di dire tre cose importantissime. La prima, più ludica, che finite le domande, discorso, eccetera, abbiamo organizzato, c'è veramente tanta roba, perché appunto non pensavamo che ci fosse questa manifestazione contro il Green Pass, quindi ci si aspettava molto più gente. Abbiamo preparato un buffet a per cena, così completamente gratuito, c'è veramente tanta roba da mangiare, quindi finito dopo date pure sfogo ai più animali istinti che sono in voi, diciamo. E le altre due cose mi tocca ancora, come sempre, fare la parte del rabbino della situazione. Due cose, la prima più importante, quello che stanno facendo adesso Marcello e Vittorio, possono continuarlo a farlo anche grazie a noi, lo possiamo fare, possiamo aiutarli in futuro, possiamo aiutarli domani, ma possiamo aiutarli anche oggi acquistando il libro di Vittorio che trovate al bar, compratelo perché veramente è importante sostenere anche economicamente sia la lotta nel Donbass, ma sia lo sforzo che tanti ragazzi italiani stanno facendo per aiutare questa popolazione nel Donbass. La seconda, meno importante, ma pur sempre importante, è che anche noi abbiamo da pagare un affitto. quindi comprate un po' di birra della conferenza, perché purtroppo sto lockdown ha piegato un po' anche noi. Non c'è Soros che a fine mese ci dà l'assegno, quindi abbiamo bisogno. Grazie mille a tutti. Allora, io lascerei prima parlare qua il nostro pubblico in presenza, poi abbiamo già delle domande online, quindi se c'è qualcuno che vuole parlare, vuole chiedere qualcosa, iniziamo. Prego. Però prima accennare che il lavoro si comunque sostiene fondamentalmente deve essere anche le opere indipendenti. Allora, sicuramente quando si è creata questa situazione, quindi in seguito al colpo di Stato del febbraio del 2014 a Kiev, il paese si spacca. Ovviamente le premesse vanno da ricercare in almeno dal 91, quindi dal crollo dell'Unione Sovietica. Ripeto, è stato fatto di tutto non per conciliare, trovare dei comuni denominatori, ma per spaccare. E spaccare quindi si va anche su magari questioni più identitarie, è stata utilizzata la lingua, è stata utilizzata magari determinate questioni storiche all'interno del paese, quindi i paesi che hanno anche le componenti, non solo a livello diciamo etnico di russi, ma proprio russofoni, quindi ancora di più, perché anche gli ucraini potevano essere tranquillamente russofoni, quelli etnici, quelli che si rivedono più filo russi, o comunque etnicamente russi, capiscono che fare affidamento su Kiev e sull'Occidente è impossibile, quindi guardano a Mosca. Odessa è rimasta ucraina, ovviamente, perché non si è neanche arrivati a portare avanti un referendum. Tutte le forze così che avrebbero potuto magari creare il modello delle due repubbliche del Donbass, quindi Donetsk e Lugansk, sono state veramente fatte fuori anche fisicamente in queste manifestazioni. La Crimea perché riesce a diventare subito parte della Federazione Russa? Prima di tutto era un territorio autonomo, era una
regione con il proprio Parlamento, con le proprie libertà e anche, diciamo così, i leader dell'amministrazione regionale non ha avuto problemi subito a guardare Mosca come riferimento. Un po' diverso era nel Donbass, dove comunque a livello istituzionale c'è stata un po' di titubanza, comunque visto anche il clima di tensione e odio all'interno del paese, non tutti se la sono sentita di rischiare, di esporsi. In Crimea è stato possibile anche trovare l'appoggio fisico della Russia per la presenza di basi militari. Quindi c'era già un contingente militare che ha potuto fare da garante della pace, tant'è che c'è questo cambio di bandiera in modo senza sparare un colpo. I militari ucraini hanno potuto, che c'erano ovviamente anche basi militari ucraine, si ritrovano a fare una scelta: cambiare cittadinanza, cioè diventare cittadini russi, quindi rimanere lì, oppure lasciare le armi, prendere lo stretto indispensabile che gli è stato consentito e tornarsene in Ucraina. Buona parte è rimasta in Crimea, quindi erano militari ucraini, adesso sono effettivi russi, qualcuno se n'è andato, però questa era la situazione e poteva benissimo farlo, anche perché poi per accedere in Crimea, che è una penisola, bastava bloccare una strada. In Donbass è diverso, prima di tutto non c'era presenza militare russa, non c'erano istituzioni forti, anche perché, o comunque c'erano ma erano spaventati. Immaginiamoci che scoppia il colpo di Stato a Kiev e vengono messi al bando tutti i partiti che possono minacciare poi il nuovo governo. Quindi Yanukovych, che era il presidente ucraino, che è stato deposto e godeva della maggioranza dei seggi e poi anche dei voti all'interno del paese, lui rischia di, cioè, è costretto a scappare all'estero, in Russia, altrimenti viene ammazzato. Tanti deputati vengono minacciati, alcuni spariscono e vengono ritrovati morti. Vengono messi anche per legge al bando questi partiti, per cui i governatori di queste regioni, che erano riconducibili a Yanukovych, erano comunque, si ritrovano ad essere contro il sistema che nel frattempo è cambiato a Kiev, e vedono questi metodi dove veramente ti arrivano a casa, ti puntano una pistola in bocca e ti dicono se vuoi tu cambi o te ne vai, altrimenti fai la fine degli altri. Inizia ad esserci un po' di anche anarchia istituzionale, ma viene colmata questa situazione dai manifestanti e poi prendono loro in mano, infatti vengono le istituzioni, le due repubbliche sono, diciamo così, molto popolari anche per il fatto che c'è questo referendum per l'autonomia e si candidano persone che magari non hanno mai avuto nulla a che fare con la politica. È proprio una questione di una situazione popolare in cui bisogna un po' imparare, un po' inventarsi anche amministratori. Però questa situazione poi ha dato ragione, o quantomeno andare a vedere oggi, ci sono ministeri, c'è tutto quell'apparato statale che consente di mantenere un controllo interno, tant'è che la situazione in Donbass attualmente nelle città c'è molta più sicurezza che a Bergamo, Milano, dove c'è veramente tasso zero di furti, zero di comunque è molto limitata questo tipo di criminalità, le strade sono pulite, tenute pulite in modo maniacale, c'è anche una carta per terra, viene fatto di tutto, anche ovviamente essendoci la guerra, per garantire alla gente un minimo di normalità. La si ritrova anche in queste cose, nell'espressione, nell'ordine, nella pulizia, in questi momenti. Per cui c'è questa differenza all'interno dell'Ucraina proprio anche per queste ragioni. La risposta è perché i russi erano già in Crimea, Sebastopoli la base. Così a random, qualche racconto di guerra. Qualche racconto di guerra, per chi non ascoltasse bene l'audio. Qualche racconto di guerra visto dal punto di vista dei civili, dei militari. Sicuramente è un conflitto che hai visto tu. Ah, sì, è un conflitto che, diciamo, qualche spoiler o magari cose che non ci sono scritte nel libro, si tratta di un conflitto che magari può ricordare addirittura forse anche la prima guerra mondiale, con trincee scavate a mano
nella terra, dove non c'è quella tecnologia che magari si è vista in conflitti recenti come il Nagorno-Karabakh, dove ci sono che ne so, i Bayraktar turchi, i droni che veramente anche se vengono abbattuti non muore un soldato, perché comunque sono dei mostri tecnologici in grado di fare danni pesanti con grande precisione, senza appunto avere danni solo materiali. No, in Donbass tutto questo non c'è, viene fatto tutto alla vecchia maniera, quindi a mano, con gli armamenti di una volta, soprattutto si tratta di mortai, magari RPG, ed è tutta l'eredità sovietica sostanzialmente, non si tratta neanche, sono armi che va in giro nella trincea, per le trincee, se fermi qualsiasi soldato e fai la media dell'anno di fabbricazione del fucile, risulta che è veramente più vecchio di tutti i soldati che ci sono lì. Tanti ti capita veramente di girare, andare a fare reportage e trovare pezzi veramente da museo, che sono stati presi in prestito dai musei, come i fucili controcarro, i Simonov, si tratta di armi che hanno fatto anche la Seconda Guerra Mondiale e vengono impiegati tuttora, e fa veramente impressione vedere queste cose, perché comunque negli anni poi si fa anche vedere la disparità tecnologica, perché dall'altra parte Kiev è sostenuto dagli Stati Uniti, dall'Occidente, che comunque forniscono a Kiev armi, munizioni anche più attuali, più recenti, quindi inizia a farsi presente questa disparità, ma fa davvero strano vedere queste persone che da 7 anni rischiano la vita ogni giorno, perché veramente i bombardamenti non se ne parla, ma sono quotidiani, e si crea poi una routine in cui si ride veramente anche in faccia alla morte, perché si impara a gestire questi fenomeni che dovrebbero essere fuori dal mondo, che veramente immaginiamoci un gioco, che ne so, per la PlayStation, Call of Duty, è veramente poi quello che succede in questa regione, per cui di storie più che altro magari dal punto di vista dei civili è difficile, loro abitano spesso a un paio di centinaia di metri dalle trincee o dalle posizioni militari, e si trovano costretti ad affrontare queste dinamiche incredibili, mentre il militare ha le trincee, ha i bunker e ha quantomeno delle armi con cui rispondere eventualmente al fuoco. Il civile non ha tutto questo, al massimo può scendere nella cantina e trovare riparo nello scantinato, che comunque non è a prova di bomba. E è molto, diciamo così, è molto forte l'impatto trovarsi a ridosso di queste case, di queste persone che lavorano il proprio orto, poi iniziano a sentire degli spari e ti dicono no, adesso solitamente iniziano con questi, poi si aggiungono i lanciagranate, poi iniziano i mortai, per cui inizia a scendere, a metterti sul giubbotto di proiettili, mentre ovviamente loro non ce l'hanno. E cercano di arrangiarsi in questo modo, cioè la loro unica difesa sono i sacchi di sabbia a tappare le finestre, quindi impedire che i proiettili possano raggiungere le proprie case, e molto difficile poi dal punto di vista umano vedere queste situazioni di persone che da un certo punto di vista l'accettano, cioè non vogliono andarsene, abbandonare le proprie case, e dall'altra si ritrovano veramente consapevoli di avere tutto il mondo contro, perché alla fine l'Ucraina gode dell'appoggio di tutta la comunità internazionale, mentre le repubbliche popolari non sono riconosciute da nessuno, paradossalmente nemmeno dalla Russia, e È veramente importante capire quanto deve essere forte una persona per accettare di vivere in una situazione così, quando noi spesso ci lamentiamo per molto meno. Veramente, soprattutto quando magari ti trovi civili che vanno ai guidi al fronte, solitamente le porte sono guidati dall'ufficio stampa dell'esercito, da uno o due
rappresentanti per anche questioni di sicurezza. Tu magari giri per questi villaggi e trovi la signora che viene a piangere dal militare a implorare di avere un fucile perché, che ne so, esce di casa, c'è il cecchino ucraino che la vede, e così semplicemente per disturbare le spara vicino, per demotivare questa gente, decide per andare. Mi sono ritrovato questa signora in lacrime che arriva dal militare a chiedere il fucile, perché io oggi era la giornata di Pasqua, per uscire ad andare in chiesa ho dovuto buttarmi a terra 3 volte, aspettare che finissero gli spari perché non mi fanno andare in chiesa. Situazioni veramente molto molto difficili e inaccettabili. Si tratta veramente del cuore geografico dell'Europa, e sapere che le nostre istituzioni, che tanto si fanno promotori dei diritti, delle libertà e di tutto quanto, magari si indignano per adesso non mi so attacchi di omofobia, però per un froce detto in strada viene creato veramente la gogna mediatica, e qua per gente uccisa da proiettili, da armi, cioè una situazione che non dovrebbe esistere a priori, se ne frega altamente. Cioè, tutta questa ipocrisia è la cosa che fa, con cui è veramente più difficile convivere, anche tornando qua. Scusa, quali sono le risorse economiche della zona? Le risorse economiche, era il Donbass, non è altro che il bacino minerario del Donbass, quindi erano le miniere, una zona ricchissima di carbone, un carbone che tuttora viene estratto e rappresenta uno, diciamo così, dei punti più importanti per l'economia, uno dei fattori più grandi. C'erano grandi acciaierie, c'erano molte industrie, anche farmaceutiche. Quindi, diciamo, soprattutto prima della guerra, era la città più ricca dell'Ucraina, perché è un po' come il Lombardo-Veneto, tanta agricoltura e tante industrie e miniere. Agricoltura perché ci sono i campi con le famose terre nere, che sono il cuore, sono prima di tutto enormi, ma sono fertili. Veramente d'inverno, adesso ci sono scavate dentro le trincee, ma se ci entri in primavera, quando inizia a sciogliersi la neve, sprofondi, ma veramente letteralmente fino al ginocchio. Il nostro Veneto, che ci sono le cose. Cioè, in base a questa domanda che ho fatto, scusa, non conosco la zona. Certo. Però quello che voglio dirti io: se la Russia con lo strapotere militare che ha, diciamo, c'è questo conflitto, possibile che l'Europa, l'America, finanziariamente e anche con armi eccetera non butti là dei mezzi, eccetera. Questo era il fine. Ma quello che credo, hai visto anche l'esperienza, che ormai sono 7 anni di guerra, stai parlando di carbone, stai parlando di risorse praticamente. Questo era il mio, ma dal punto di vista occidentale il carbone ormai lo si vede come sorpassato, viene ancora usato, ma si guarda tanto il green. C'è un grandissimo, uno dei più grandi parchi eolici nella zona sud di sotto Donetsk, gestito da società europee, per cui da un certo punto di vista potrebbe essere appetibile, ma è ancora più grande l'interesse ad avere questo hotspot, ossia questa situazione geopolitica su cui fare leva nel momento in cui ce n'è bisogno, ad esempio per contrastare, mettere i bastoni fra le ruote quando si parla di vaccini russi in Italia, per giustificare le sanzioni, appunto per tenere debole questa Europa, perché poi chi le impone non è tanto Bruxelles quanto Washington. Noi guardiamo che mentre i paesi dell'Unione Europea sono stati obbligati a fare le sanzioni contro Mosca, le stesse sanzioni non esistono tra Stati Uniti e Russia, tant'è che il volume d'affari paradossalmente è in costante crescita ogni anno. Questo vuol dire che loro, quantomeno, questo è proprio per far vedere che se da una parte viene diciamo così promossa all'Ucraina, viene veramente impedito di acquistare risorse dalla Russia, mentre gli Stati Uniti, che sono quelli che impongono questa misura, loro non, anzi aumenta il loro volume d'affari, tant'è che
tant'è che dovrebbe far pensare, ad esempio, quei sedicenti nazionalisti che dovrebbero volere il bene del loro paese, eppure hanno sostenuto la distruzione dell'economia del paese, del comparto sociale, e hanno poi portato alla guerra civile. Sono persone che poi... Scusa, perché poi io sentivo parlare di RPG, magari tipo 5, tipo 7, sì, perché dicono no. Oppure parlavi di Panzerfaust, che si chiamava così, da vecchi fucili anticarro, eccetera, eccetera, dicono che qualcuno non sia arrivato con armi, con un moderno, rispetto allo strapotere, a questo punto di vista. Questo intendevo dire. No, no, d'altra parte invece... la Russia intervenire in modo militare sarebbe una condanna politica e geopolitica, perché ovviamente se le fanno sanzioni per molto meno, dovesse intervenire, e questo non è mai stato neanche riconosciuto, nonostante le accuse di sconfinamento, non è mai stato riconosciuto neanche dall'OSCE né dall'ONU, probabilmente si tirerebbe la zappa su piedi, anche perché sicuramente la Russia dà un grande apporto alle repubbliche, senza il sostegno economico non verrebbero pagate le pensioni, perché ovviamente dovrebbe essere responsabilità dell'Ucraina, e questo è uno dei punti degli accordi di Minsk, ma chi dall'altra parte del fronte, ma non sono neanche poi tanto proprie quando si tratta di tirare fuori i soldi. Tant'è che c'era un deputato recentemente del partito di Zelensky, con il presidente, che inizialmente si era addirittura proposto come anima conciliante, comunque aveva espresso, era stato si era posto come partito anti-guerra rispetto a Poroshenko, adesso sta facendo di peggio. C'era questo deputato che aveva detto no, però noi non prendiamo neanche in considerazione lo studio di un modello che possa portare poi veramente a creare dei ponti e quindi pagare le pensioni, perché là potrebbe esserci qualcuno che comunque ha Putin in simpatia. E quindi solo per questa cosa, già il fatto di avere anche solo il punto di vista diverso, per loro è sufficiente per non garantire diritti sacrosanti, poi di persone che hanno lavorato magari tutta una vita e hanno diritto a quella cosa. Va bene, allora se non ci sono altre domande, comincerei con una prima domanda per Marcello, da parte di Nicolò Santini, che chiede: sentendovi parlare si capisce come da secoli venga fatta una guerra al modello imperiale, un ente in cui convivono in nome di valore come Dio, patria e famiglia popoli diversi, tutto questo in nome del nazionalismo. Non è ora che la destra in Italia esca da questo schema ideologico che la rinchiude da troppo tempo? Ovviamente sì, ti rispondo con una provocazione: il fatto che finché la destra si autodefinisce destra non uscirà mai da questi paraocchi, perché alla fine il concetto di destra e sinistra sappiamo benissimo a chi servono, cioè destra e sinistra esistono soltanto all'interno della liberal democrazia e non al di fuori, e servono appunto a mantenerci all'interno di questi schemi e riproporci costantemente delle finte dicotomie, semplicemente per garantire la nostra posizione internazionale, la nostra posizione economica, perché tanto lo sappiamo benissimo come funziona la politica nell'Europa occidentale, che determinate questioni sono condivise su larghe intese, si direbbe, quindi la posizione euroatlantica, il modello economico capitalista, di questo la nostra politica non ne parla, perché comunque è dato per scontato che tutte le forze politiche parlamentari le abbracciano, e quindi si va a parlare di cose che in realtà, quantomeno a noi, non ci dovrebbero interessare, o davvero abbiamo un orticello in cui ci possiamo muovere, e ci hanno rinchiuso però lì, attraverso appunto queste dicotomie. Nel momento in cui noi usciamo da queste dicotomie possiamo iniziare a pensare in maniera diversa, perché purtroppo la destra cos'è? Conservatrice, in un mondo in cui c'è davvero ben poco da conservare. Nazionalista, che appunto serve a noi per dividerci tra europei. Appunto, tu hai detto perfettamente il modello imperiale. Il modello imperiale non è altro che Roma. Ed è un modello di civiltà. Nel momento in cui noi, popoli europei, ma anche tra italiani stessi, nelle nostre differenze regionali, a nostra volta con i nostri fratelli europei, riusciamo a riconoscere il fatto di appartenere a una civiltà in comune, riusciamo a dire ok, abbiamo delle differenze, però mettiamolo un attimo da parte, però la nostra miopia e ovviamente l'indotto strategico anglosassone che preme e fa forza
a destra della parte dell'arco politico sul nazionalismo che serve a dividerci, fa sì che in Europa abbiamo gli italiani che, per essere antifrancesi e antitedeschi, cercano di essere il punto di riferimento americano nel Mediterraneo, per la stessa cosa che stanno facendo, ad esempio, i polacchi, i rumeni, nel loro essere antitedeschi, nel loro essere antirussi, cercano di essere il primo partner agli occhi di Washington. E questo è assurdo. Cioè, anziché riuscire a riconoscere quanto tu dovresti avere in comune col tedesco, col rumeno, con quello dei paesi baltici, col russo, e dire cerchiamo di tutelare tutti insieme degli interessi che sono condivisi. In realtà, cioè, noi stessi ormai siamo viviamo una sindrome di Stoccolma, per cui davvero siamo infatuati di coloro che ci hanno tolto la sovranità. E finché noi continueremo a pensare in dicotomie di destra e sinistra, non usciremo mai da questa sindrome di Stoccolma. Dobbiamo pensare davvero altrimenti. Pensando ad Aristotele, che non è per niente... non è possibile racchiuderlo in dicotomia di destra e sinistra. Lui cos'è che dice? La comunità politica perfetta è la comunità politica che basta a se stessa. Noi oggi però viviamo nel terzo millennio e, come dicevo prima, la nostra sovranità si può pensare soltanto in dimensioni continentali, perché i bisogni dell'uomo del terzo millennio, così come una comunità politica per difendersi, vivere ed essere autosufficiente, possono essere soltanto continentali e non nazionali. Ed oggi si deve per forza aprirsi a pensare l'Europa da una prospettiva politica in cui la Russia non può nemmeno essere una minaccia, deve esserne parte. E però noi, continuando appunto a pensare con gli stereotipi da destra a sinistra, finiamo sempre per autodanneggiarci, perché abbiamo degli schemi interpretativi delle realtà che sono completamente anacronistici e soprattutto sono disfunzionali per quello che in realtà vogliamo essere. La destra è sovranista, sì, però sbaglia casualmente sempre il bersaglio, perché il problema chi minaccia la sovranità non sono gli immigrati che arrivano, non sono i francesi e i tedeschi, sono chi ci impedisce di avere una visione geopolitica indipendente. Poi, ovvio, ci sono determinate situazioni che sono scomode, ma chi è che sta distruggendo la nostra cultura? Non sono gli immigrati che arrivano, è Netflix. Quindi, purtroppo, i sovranisti di destra casualmente mancano sempre il bersaglio delle loro accuse. E quindi bisogna pensare per forza al di là di questi schemi, se no non se ne esce. Abbiamo una seconda domanda di Dario, per Vittorio. Come chiede fondamentalmente il processo di separazione tra le chiese? Perché, per chi non lo sapesse, c'è stata non solo una separazione a livello politico e geografico, ma anche tra le chiese, un po' come avvenne con il grande scisma del 1054, una separazione da Mosca dal patriarcato ortodosso di Kiev. Perché il patriarca di Costantinopoli ha appoggiato lo scisma del 2018? Esistono nella parte orientale del paese greco-cattolici? Allora, la questione religiosa in questi termini non è altro che un altro dei punti su cui fare leva e magari, diciamo così, fare politica. Parlavo prima della questione linguistica. La lingua è stata utilizzata tanto come scusa e per spaccare all'interno dell'Ucraina. Una lingua che era stata, diciamo così, sfruttata anche dai polacchi o dell'Austria-Ungheria, appunto per creare questo cordone ancora ai tempi con la Russia. Lo stanno rifacendo anche adesso, non per unire ma per dividere. La religione è la stessa cosa. Il patriarcato di Kiev è stato fondato in realtà il primo poi nel 91 col crollo dell'Unione Sovietica, quindi all'interno del paese coesistevano la Chiesa Ortodossa Ucraina, ma che si rifaceva il patriarcato di Mosca, quella poi più diffusa, perché quella è riconosciuta da tutte le altre chiese ortodosse, e quella autocefala, quindi che dovrebbe essere autoproclamata, non riconosciuta, che era quella del patriarcato di Kiev. Nel 2018 viene un pochino riformata questa cosa, un po' come avviene in politica, ci sono delle scissioni, ci sono delle visioni magari di prospettiva, e viene fatta non tanto da autorità ecclesiastiche quanto da Poroshenko, l'allora presidente, che magari anche in chiave elettorale, visto che
le elezioni non erano tanto distanti, cerca di far proprio anche il bacino, portare a sé il mondo ortodosso, visto che comunque si fa politica, spesso in modo molto pretestuoso si cerca di far passare il concetto che il patriarcato di Mosca non sia altro che un'arma nelle mani del Cremlino, per cui ci serve la nostra chiesa. Infatti va di persona a Costantinopoli Poroshenko con questo documento che attesterebbe la nascita della di questa nuova branca della Chiesa ortodossa, che viene parzialmente questa volta riconosciuta anche qui, ma è veramente una questione politica. Cioè, se vogliamo vederla in termini religiosi e di simbolismi, di come si pongono, poi per far vedere qual è l'essenza e il desiderio, la necessità di creare questa cosa. In Ucraina ogni anno avviene questa sorta di Via Crucis che attraversa veramente una marcia che attraversa tutto il paese, organizzata dal patriarcato della Chiesa ortodossa ucraina, del patriarcato che si rifà a Mosca, e scendono un fiume veramente inarrestabile di fedeli con le croci, con gli stendardi sacri, quindi con le raffiguranti la Madonna, Cristo Re, le altre figure diciamo così religiose, mentre quando lo fa la nuova chiesa di Poroshenko, perché di questo poi si tratta, che adesso è andato un po' in malora, esce con le bandiere, con la bandiera nazionale. Quindi già questo dovrebbe far vedere, cioè sono presenti nel giorno della Repubblica e fanno presenza veramente più politica che religiosa. E nonostante questo, parlavo di predominanza della Chiesa ortodossa che si rifà al patriarcato di Mosca, viene combattuta nel vero senso della parola, nel senso che per dare maggiore agibilità alla nuova Chiesa, perché poi c'è questo bisogno secondo la politica ucraina, per spaccarsi ancora di più da Mosca, vengono bruciate le chiese, vengono minacciate quelle comunità che magari non vogliono accettare queste nuove imposizioni. Quindi è anche qua una guerra di resistenza religiosa all'interno del paese. Tutto questo nonostante sia stato puntato il faro dalla Russia nelle sedi internazionali come nell'ONU, non è mai stata data risposta concreta per tutelare queste comunità che vengono appunto assaltate anche con queste maniere. Scrissi diversi articoli in merito, soprattutto quando chiese anche importanti sono state date alle fiamme o occupate da persone che nulla avevano a che fare con la religione, ma erano militanti, famosi militanti del settore destro, che entrano con i fucili, con i Kalashnikov nella chiesa, cambiano lucchette e dicono: da oggi questa è nostra. È un'altra... Mentre i greco-cattolici sì, ci sono, ma è veramente una minoranza, la maggior parte si rifanno tutti alla chiesa, al patriarcato di Mosca. E poi è sempre un'altra domanda che riguarda l'apporto alle tensioni da parte di paesi stranieri come la Turchia e la Polonia. Da Turchia e Polonia sono arrivati tanti mercenari o comunque tante figure che hanno supportato Kiev. Attualmente, visto anche le tensioni all'interno della stessa NATO con la Turchia, che fa un pochino quello che vuole, magari compra da una parte i sistemi missilistici russi, dall'altra invece va a conciliare con altre posizioni con Washington piuttosto che l'Unione Europea, l'Ucraina cerca di buttarsi dentro in queste tensioni anche qua per acquistare i droni, per vendere i propri motori per l'aviazione, che comunque ne produce ancora, se riuscite almeno questo a mantenerlo e non mandarlo a gambe per aria. Quindi anche in ottica di un certo tipo di revanchismo in Ucraina, dove la comunità tatara, quindi turcofona, era piuttosto presente, si cerca di creare dei ponti e dei punti in comune, anche qua in modo molto molto paradossale, visto che le visite storiche dei turchi sul territorio ucraino non erano proprio di piacere, ma erano invasioni.
però appunto Zelensky sta tentando di conciliare queste posizioni anche per strapparsi un pochino di vantaggi economici e di collaborazioni. La Polonia invece è uno dei satelliti NATO, diceva Marcello, che pur di avere un peso da sponda, anzi forse uno degli unici paesi che ha di tasca propria ha voluto implementare il contingente statunitense nel proprio paese, quindi ha pagato per farsi ulteriormente invadere, e questo deve dirla tutta su quanto possa su quello che poi può essere l'interesse della Polonia all'interno dell'Ucraina. Abbiamo una domanda da parte di Lorenzo Bossi che chiede cosa si può fare concretamente per promuovere la pace, su quali tasti bisogna battere per fare riappacificare i due popoli. Non so, rispondi tu, Vittorio. Ma è veramente breve la cosa, bisognerebbe semplicemente dare la possibilità alla gente che vive questa guerra, che l'affronta ogni giorno, quindi alla popolazione del Donbass, sia da una parte che dall'altra del fronte, dare la possibilità di essere ascoltati. Può essere un referendum, può essere sondaggi, ma veramente trasparenti. Secondo me questo può bastare e potrebbe veramente fare emergere quello che è, anche perché senza la volontà popolare non si va poi lontano, si tratterebbe di occupazione. Quindi chiedere alla gente cosa realmente vuole. Questo non avviene perché non c'è l'interesse di arrivare alla pace, quindi forse purtroppo per adesso è inutile parlarne. E poi è un principio di autodeterminazione molto americano, alla Wilson, però non mi sembra che lo applicano solo quando gli fa poco. Il corso è andato benissimo, poi invece non. Poi abbiamo una domanda di Ranieri Lovati: se gli ucraini non si riconoscono più in una storia comune con i russi, su cosa costruiranno la loro identità nazionale? Su menzogne, quello che stanno facendo adesso, quindi si riscrive la storia, si impongono nuovi valori, nuovi riferimenti, e viene anche qua appiattita la società. Io ricordo quando stavo a Kiev, quindi con i militanti filo Maidan all'interno della Tendopoli, della capitale ucraina, e avevo incontrato questo comandante di una delle centurie, ossia di quegli organismi militari che hanno portato al colpo di Stato, che hanno preso poi le armi veramente in mano e hanno portato la nuova elite oligarchica al potere. Loro erano molto ingenui, perché ci parlai, loro persone comunque di buon cuore, ma si vedeva l'ignoranza. Io comunque, venendo da un paese, Unione Europea, con cui dico, guarda, cioè, tento di discuterci, lo racconto anche nel libro, ma questi non fanno nulla per niente, se vi appoggiano aspettatevi qualcosa. No, noi comunque siamo forti, abbiamo le nostre ragioni, cioè, bene, ma tu sai com'è la politica, cosa poi impone la politica all'europeo, all'italiano, al tedesco, piuttosto che... No, no, ma noi abbiamo i nostri riferimenti storici, quindi qua lo sai che per dire banalmente adesso stanno riscrivendo anche qua i metodi di insegnamento nelle scuole, quindi anche l'approccio con i bambini, dove per dire, il tema LGBT era molto particolare anche all'interno dell'Ucraina, perché nessuno lo avrebbe mai accettato. E attualmente, infatti, a distanza di quei 7 anni, pian piano, magari col principio della rana che viene bollita e lei non se ne accorge, tanti sono passati dal manifestare con le rune, con le svastiche in mano, al portarsi appresso la bandiera arcobaleno. Quindi anche in questo modo si cerca di ricreare, prima appiattire una società e ricrearla, ricreare nuovi riferimenti, cancellare la storia, e lo si fa vietando i libri, vietando l'informazione, vengono chiusi canali televisivi se non sono in linea, non dico filorussi, ma addirittura in linea con chi è, perché rappresentano altri interessi, altri soggetti politici. Quindi il sistema orwelliano. Non si va da nessuna parte. Questo è il sistema orwelliano. È imposto pure la lingua ucraina. Impone persone che magari sono sempre state russofone, adesso magari si lamentano semplicemente perché non si può uscire in strada, che ne so, fare una manifestazione contro.
Maria gli dà fastidio, però già i figli, la generazione successiva, iniziano a imparare la scuola e diventa una cosa normale. Già la terza gli racconteranno: i tuoi avi hanno sempre parlato questa lingua, questa è la tua tradizione. Sempre se esisterà ancora fra tre generazioni il concetto di tradizione. Allora, se non ci sono altre domande, io concluderei con un'ultima domanda che si riallaccia all'inizio. Come dicevo, è un argomento che mi ha molto toccato e quindi anche io nel mio piccolo ho approfondito e dal mio approfondimento è venuta una sintesi e ve la condivido anche con Vittorio e Marcello. Che noi abbiamo sentito che è crollato il muro di Berlino, ma forse quello che è crollato è il comunismo. Il muro si è spostato e si è esteso. Probabilmente quella del Donbass è una parte della muraglia ed è quella a sud. Siccome c'è anche la parte nord, e la parte nord è occupata dalla Bielorussia, e ho sentito pure che ci sono dei combattenti opposti a Lukashenko, il presidente della Bielorussia, che stanno un po' combattendo a fianco dell'esercito ucraino, vorrei concludere chiedendo come va al nord, cioè cosa si sta muovendo lì sopra, perché è notizia di quest'anno, ci sono state le elezioni, ci sono stati degli smottamenti a livello politico e c'è stato anche molto parlare da parte dei nostri telegiornali, quindi significa, se mettono molto i riflettori, qualcosa significa. Ma il modello è sempre lo stesso, sia il copione delle rivoluzioni, delle primavere arabe, delle rivoluzioni colorate, quindi quello che è successo a Kiev si è provato, ma non dico a replicarlo a Minsk, magari ricorda più la rivoluzione ucraina, quella precedente, quella fallita tra il 2005 con l'Arancione, con la Timoshenko. Si cerca di sondare il terreno, ma poi le modalità sono assolutamente le stesse, quindi per capirci bisogna magari studiarsene bene una e poi si vedrà che tutti gli strumenti sono assolutamente gli stessi. A Kiev, per arrivare al colpo di Stato, sono state create prima agenzie di stampa, sono state create redazioni intere che poi coinvolgevano un certo tipo di diciamo così opinione pubblica, e sulla base di queste di questi bollettini o articoli di Radio Svoboda, di soggetti simili che sono poi Radio Europe, Radio Free Europe, quindi organismi della CIA, in modo molto trasparente, sulla base di questi articoli falsi e tendenziosi si appoggiavano i nostri media e quindi la narrativa ci veniva spiegata in modo molto particolare e quindi pilotata appositamente. La stessa cosa è successa in Bielorussia, senza poi arrivare al colpo di Stato, perché comunque, ma anche qua sono spuntati canali Telegram, sono spuntati fantomatiche associazioni, da una casalinga si è creato un leader dell'opposizione che adesso addirittura da alcuni paesi, dai Baltici, è riconosciuto addirittura come presidente in esilio, cose assurde. Quindi probabilmente ci saranno ancora dei tentativi di destabilizzazione, ma appunto quando sentiamo parlare ricordiamoci di queste cose che hanno tutto un filo comune, un filo diretto e con alle spalle la stessa regia. Magari non si vede direttamente perché da qualche parte appunto è stato fatto l'accento, è stato posto sulla religione, sull'Islam in Ucraina, su un certo tipo di nazionalismo con tutti i suoi... le sue contraddizioni. In Bielorussia lo si sta facendo con i giovani, quindi si cerca appunto quel tasto che si potrebbe premere per spaccare e creare delle fratture. Anche questo appunto perché forse è l'ultimo paese che sui confini della Russia che non è nelle mani degli americani, quindi ci riproveranno sicuramente e questo è quanto sta accadendo. Ok. Scusate, praticamente hanno ricercato il modello occidentale con mezzi moderni, ma hanno ricercato. Sì, anche il Sud America ha sempre delle affinità. Alla fine la regia sta penso in una palazzina e basta, e poi lì in giro c'hanno i loro specialisti.
Ok, allora ringraziamo i nostri ospiti per essere stato qui, anche il pubblico, e ci vediamo alla prossima puntata. Buona serata a tutti. Grazie.